Chiedo un commento sugli arresti di ieri. Cosa si deve fare? Rivedere il sistema di controlli? Cosa si deve fare? Io sono stupito di come oggi, in cui ci sia così tanta attenzione, qualcuno pensa ancora di farla franca. Infatti più controlli, ma di fatto è la dimostrazione che poi i controlli funzionano. Però mi sento da dire, lasciamo che la magistratura svolga fino in fondo le sue indagini e il suo giudizio. Rimane il fatto che è un fatto ignobile, soprattutto gestito da persone che hanno avuto tanti privilegi della vita. Questo è quello che fa veramente arrabbiare. La Regione, è possibile una collaborazione su questo fronte, anche su altri, visto che ha qualche settimana fa ha incontrato il nuovo governatore? Sì, con la Regione, sottolineo ovviamente al Presidente Fontana l'attenzione, ma lo sa quanto me, sulla legalità. A Milano abbiamo fatto molto, è ora che anche in Regione si faccia altrettanto. Poi penso che ci siano terreni su cui si lavorerà con grande facilità, penso a tutto il tema della mobilità e dei trasporti. Non sono così positivo su altre questioni, le dichiarazioni e le ipotesi di premiare i comuni che non riceveranno profughi vuol dire dare un calcio a Milano, ma come, chi li riceve allora è penalizzato, perché se qualcuno è premiato qualcun altro rimane penalizzato. Ecco, se le condizioni sono queste, la voglia di collaborare a quel punto è molto scarsa, però rispetto istituzionale e collaborazione su tanti altri fronti.